Siamo con il professor Dalla Torre. Allora, professore, io guardo lei, sì. Un evento dove si parla di un tema delicato, il tema dell'adozione. Come è nata questa conferenza di 2 giorni e quali sono i suoi obiettivi? Ma è nato constatando il fatto che nel corso degli ultimi anni, gli ultimi qualche decennio, la disciplina giuridica dell'adozione è venuta a cambiare e attualmente abbiamo sostanzialmente almeno 4 figure diverse di adozione. Questo naturalmente ci ha posto degli interrogativi. Perché? Come mai? Da che cosa dipende? E l'idea è che dietro queste diverse discipline stanno, come dire, diverse preoccupazioni, diversi stati d'animo, diversi miti. Il mito del sangue, il mito del diritto al figlio. Ecco, allora ci chiediamo se non sia il caso di riprendere in mano questo tema e approfondirlo per vedere quali sono le logiche di fondo e quali sono anche le prospettive future. Non ci possiamo nascondere il fatto che uno dei temi oggi più delicati al riguardo è quello dell'adottabilità da parte di coppie omosessuali. E questo naturalmente per noi è qualcosa che disorienta, dando luogo a preoccupazioni in ordine ad una concezione antropologica nuova, diversa, che viene su, ad una prospettiva in cui l'educazione del minore sulla corrispondenza di figure maschile e femminile, paterna e materna, possa affievolirsi o possa venire meno. Quindi credo che è un fenomeno, è un problema questo che riguarda non solo i giuristi, ma certo anche i giuristi, e quindi penso che sia giusto che l'Unione Giuristi Cattolici abbia assunto questo argomento come tema del convegno nazionale. È anche un argomento che soprattutto negli ultimi anni sta enormemente cambiando. Ad esempio, prima, adesso siamo anche molto più vincolati, facciamo parte dell'Unione Europea, non tutti hanno la stessa legislazione. Secondo lei come si pone l'Italia per quanto riguarda questo argomento? A parte le nostre radici, insomma, cattoliche, che comunque giusto rimangono forti, ma verso un mondo che si sta veramente globalizzando, dove si tende da parte dell'Unione di Bruxelles di omogeneizzare le legislazioni, cosa pensa debba fare l'Italia? Ma io credo che l'Italia debba non sentirsi eccessivamente vincolata in un ambito in cui tra l'altro l'Unione Europea non ha specifiche competenze. Soprattutto dovremmo cercare di mantenere in piedi una tradizione di valori che sono, prima ancora che valori che nascono dalle radici religiose, sono valori radicati nella ragione, in quello che è la ragione oggettiva sottesa in questo caso al rapporto di filiazione. Del resto il compito dei giuristi non è il compito del legislatore. Il compito del giurista è quello di prospettare delle soluzioni o di criticare soluzioni che sono state date. Quindi è un compito diverso. I legislatori poi dovranno tenere conto o terranno conto di quanto è stato approfondito.